Riuscirò a completare 100 world record di Fortnite in un solo video? Scopriamolo con la scala più grande e più alta di Fortnite, ragazzi. E dovrò cadere con le giamperine per fare il salvataggio più grande del mondo. Ragazzi, buttatela lì. Secondo voi ce la faccio o no? Ma assolutamente no. Grande grazie per la grande... non posso già fare! Signori, è stato tutto improvviso. Dai che cade. Dai che forse ce la faccio. Let's go! Che pascolo, io volevo farti morire. Aspetta però un attimo. Da quanti metri ho fatto? 218, ti dico. Sapete che non è per niente male, raga. Però adesso ce n'è uno che è ancora più difficile ed è un altro record sempre di caduta. Ok, raga, questo è molto probabilmente il record più difficile, o comunque uno dei più difficili di questo video. Io, ragazzi, provo con due shockwaves. 3, 2, 1, boom. E l'altra la butto sotto di me. Ti costruisco sotto così almeno ti faccio cadere. No, Gatti, dai. No, porco mondo, non ha funzionato per niente, ragazzi. Ho fatto un big fail enorme. Che peccato, questo... signor Poo. Adesso che facciamo, signora? Lo lanciamo a questo sacco di me? Sì, ragazzi, per favore, muuoviti conti a restarmi. Grazie, okay, Lollo, muovo. Non uccidermi. Ah, no. Bravo. No, Lollo, stai fermo che ti vedo. Lollo, stiamo facendo i record, per favore. Bastardo, Lollo. Era per provare. Ma è per provare di che mi deve restare? Prossimo record, vediamo se il signor Poo sclererà. 3, 2, 1 e let's go. Ma vediamo se Poo prende fuoco soprattutto. No, 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 questa me la prendo io, ma l'ho presa da terra. Muoviti, restami su. Però adesso, ragazzi, voglio fare un altro paio di record che sono molto difficili, ma non l'ultimo, ragazzi. Lollo, mi dispiace, ma sarei lesca. Oggi dovrai morire. Il primo è quello di provare a uccidere Lollo con la tanica di benzina, raga. Ma io non credo, perché gliela devo letteralmente sparare in faccia. E poi sono anche abbastanza lontano. Non ti quindi... preoccupare, signor Poo, che qua sotto ci sto io. Quindi qualunque cosa gli tiro una pompata in faccia. Ragazzi, l'ho fatta esplodere. Forse l'ho presa, forse l'ho fatta esplodere. Non lo so, sta di batto. Non sono riuscito a farlo. Il secondo è invece quello di usare la torretta 24 ore. Vediamo se lo prende, raga. Giusto per vedere, perché se no è tipo la kill con la torretta più lunga di sempre. No, niente. No, aspetta che gli sparo. Magari mi vede. No, no, zero torretta. È proprio stupida, è proprio top stupida. Oddio, però ti assomiglia a sta torretta un po', eh. Oh, smettila, stai zitto. E comunque, ragazzi, pronti? Perché adesso... chi è stato? Ma il Guinness World Record più importante, raga, è quello di uccidere Lollo dalla distanza più alta di Fortnite. Più alta, ma allo stesso tempo anche più distante. 3, 2, 1. Aspetta, quanti metri sono? Tanti. 200 metri, signori. 3, 2, 1. Boom. Oh, baby. Che scarso. Mamma che mia, scarso. Che mira. Lo so, sono molto forte, ragazzi, ma soprattutto siamo riusciti a completare tutti i Guinness World Record. Ma è proprio il decimo record quello che ci ha dato del filo da torcere. Ed è quello di andare ad aprire tutti i bunker, ma soprattutto prenderci tutte le premi mitiche. Ragazzi, vi voglio carichi, pieno di persone. Male, non siete per niente carichi, ragazzi. Questa cosa non va bene. Io soprattutto c'ho l'arma del cacchio. E mi sa che Ferro è anche morto, raga. Okay. Non penso di durare troppo, No, ma non ti preoccupare, perché adesso arriva Martellauz, fratellauz. Carabauz! Esattamente sotto di me, signori. 32, Carabauz! Guarda che vuole. Vuole uccidere Ferro questo, Let's go, baby. Mamma mia, Refe. Oh, un altro team. Ragazzi, aiuto. Dov'è? Dove sei? Aiuto. Da me. Dove? Porco mondo. Vada Paua. Raga, non sto capendo. Bravo, Refe. Morto. Morto, sto stronzo. Bravo Refe, ti sei sacrificato per me. Comunque, ragazzi, lo ricordiamo come sempre: codice Poa nel negozio oggetti. Non vi preoccupate, perché Refe arriva con un razzo missile col circuito di 1000 valvole. Tra le stelle brilla e va. Let's go, signore, abbiamo fatto le kill. Allora, l'unica cosa è che adesso dobbiamo andare a prendere il bunker. Veloce, veloce, andare a prendere il bunker, ragazzi. È veloce, ma ti vedi quanta vita ho, idiota, lo vedi? Raga, abbiamo un obiettivo solo. Ma vedi quanta vita ha il tuo amico Refe prima di parlare, zio Pera. Raga, c'è un altro tipo. C'è un altro tipo. Qua da me, davanti. Ti sto shieldando. Ok. Boom. Let's go, baby. C'è un tipo davanti a me. Raga, c'è un tipo davanti a me. C'è un HP, sto bastardo. Ma hai detto di andare nel bunker, Poa. Lo so, ma non lo trovo. E quindi ho trovato questo. No, raga, mi è entrato dentro. No way. C'è il suo teammate. Oh, ma non ha sparato il pompa. Dai, è uno dietro, Refe, è uno dietro. Non l'hai sentito? Porca, ma perché? Dietro, Refe! Ma Refe, ma come fanno? Non li senti?
96 craccato, uno di vita, uno di vita. Non ho più colpi di vita. Dammi aiuto, a uno di vita. 2 hours later. Bro, ho appena trovato l'arma mitica qua così a caso, droppata. Raga, ma è morto il tipo. Provi a prenderla tutta tua. Molto bene, signori, questa qua è tutta nostra. Ragazzi, sapete cosa vi dico? Si va in safe, si corre. Se qualcuno si vuole prendere queste graton da d'urto, e si va a vincere la partita. Questo invece è il percorso più lungo fatto con un lanciarazziariete. Allora, Lollo, ti dico solo una cosa. C'è nei record, ma ancora nessuno l'ha fatto. Quindi oggi sono qui per distruggere completamente questo record, fatto tra l'altro da nessuno. Esatto, quindi qualsiasi metro fai vale come record. Esatto, però noi ci dobbiamo impegnare nel farlo nel miglior modo possibile. Quindi vada una cosa, vada là in quel posticino là, e io giuro che adesso gli tiro un razzariete in bocca, e poi speriamo di non ucciderla, perché poi mi serve per altri world record. Vai, amiculo, vieni verso di me, dai, brigati, voglio vedere quanti metri fai. Allora, signor Lollo, lei mi sta sparando, io la vedo ad esattamente 120 metri sono, ok. Sono 120 metri circa, io vai. Io la provo, 3, 2, 1, e signori, 120 metri, dai, non dovrebbe essere troppo. Superi anche. Signori, sono arrivato a... Vediamo quanti subito. Metri sono? 140! Mamma mia, il re! E io le dico che questo qua secondo me è difficile da battere come record, eh. E invece questa qua, signor Lollo, è la rampa e soprattutto il trick più figo da fare con la moto. Sapete, ci sono queste nuove moto nella nuova season, signor Lollo. Oggi dobbiamo andare a distruggere il Guinness World Record del punteggio della moto. Oh, figo! Allora, lei quanto materiale ha ancora? Vai, ce l'ho. Ok, allora vado, corri, vai. Boom. Però voglio andare un attimo calmo, perché se per sbaglio arriviamo al limite, ecco, quello è un gran problema, perché poi cadiamo. Accelera addirittura al massimo. Ma fermo. Oddio, ok, ci siamo, signori. È questo io momento. Io faccio una shot. Aspetta, aspetta un attimo, Lollo. Ok, vai. Adesso, Lollo, 3, 2, 1. Vai! Boom! Guardate, ragazzi, quanti punti. Dai. Ti lancio un'altra shockwave. No, 530.000. Ho fatto tantissimo, Lollo. Però ho tirato una di quelle schienate che se non mi sono rotto la schiena è stato un miracolo. Vabbè, l'importante è che ci siamo divertiti, oh. Eccomi qua, Lollo. Adesso tu vedrai cosa ho in mano. Lo vedi questo C4? Carino, che ci devi fare? Te lo devo mettere qua, praticamente addosso. Oh, no. Tu quanta vita hai? Abbastanza per morire, credo. Ok, tolgo la seta 60 e 60. Io allora le dico una cosa. Vado sull'isola, ragazzi, e provo a fare la uccisione più lunga con le C4 al mondo, che non mi ricordo quanti metri è. Comunque questa nuova season è assolutamente nuova, cioè ancora mai nessuno l'ha fatto, ho proprio visto. E secondo me era di più di 1000 metri, potrebbe essere. Noi ci proviamo, ragazzi. Vado possibilmente non fuori safe. Vai più lontano possibile. Io mi sento un attimo non lo so, un agnellino a Pasqua, perché ho capito perfettamente come ti senti. Allora, 3, 2, 1, e signori... Oh! What the fuck? 176 metri, Lollo. Non era troppo. Però, raga, di questa nuova season ci siamo riusciti. Quindi il record fatto. Let's go. Kill. Oddio, raga, mi hanno aperto. Tanto certo. Ovvio. Ovvio che mi hanno aperto. Come fanno a non aprirmi tutte le volte. Ucciso uno, raga, perché mi stava antipatico, okay. Un altro distrutto perché mi stava antipatico. Boom! Let's go, baby, ucciso uno. Devo essere sincero, se questi qua non danno le armi mitiche, raga, io mi arrabbio molto comunque. No, raga, non ne avevano, raga, 0 armi mitiche. Da me l'ultimo. Ultimo? Abbiamo già vinto la partita? Qua, ragazzi, 33. Sapete cosa gli dico? Oddio, boom. Ho finito i colpi, ma quanto ho sparato, raga. Un HP, ferro. Nel chillings, e questo fermo? No, pensavo avesse un'arma mitica. Ragazzi, 0 armi mitiche, letteralmente manca l'ultimo team e l'ultima persona. Secondo me c'è una persona che ha tutte le armi mitiche. Eccolo qua, davanti, ma lo vado a pushare io, va. Orca boia, però così che mi sembrano abbastanza incazzati. Ma sono più incazzato io, vero? Boom. Morto, raga, morto. Però... mamma mia, raga, sto pompa è un cecchino clamoroso. Ok, io nel dubbio me la scappo. Ok, c'è un altro tipo qua. Oddio, c'è l'arma mitica, no. Raga, c'è l'arma mitica di Midam, ma distrutto, è fortissima, vi giuro, raga. Quello a me, mi sa. È full boxatissimo. Bravo, refe, bravo, ferro. No, mamma mia, okay, raga, fa paura quell'arma. Oppure, secondo me, semplicemente utilizza nel negozio oggetti il codice POW. Utilizzatelo anche voi, mi raccomando. Io ti avviso, però, bravissimo. Io li avevo mangiatissimi, questi non dovrebbero avere troppa vita, ma... oh, cavolo, ma mi sa che non sono gli ultimi POW, refe. Siamo l'unico non stile live qua.
sarà questo. Brodero, full boxato, sono il boxer, l'ho ucciso. Let's go, baby, signori. 2v2, purtroppo, raga, il Pua va lasciati, che vi devo dire. L'importante è che, però, in ogni modo l'ha riuscita a vincere. Mamma mia, Ferro, signori, che giocatore. Nuovo world record da distruggere. Questa volta siamo con Contins. E ti dico solo, Conti, che dobbiamo andare a prendere una di queste macchine ad arrivare a 1 milione di chilometri. Sei pronto? Ma certo, bro, che sono prontissimo. Aspetta che ti investo. No, 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 sei partito meglio tu. No, ho perso la macchina. No, no. Aspetta, ma sto cadendo. Ah, ma porco mondo. Ma porco mondo. Vabbè, diciamo che questa era solo per provare. Facciamolo seriamente, magari. Conti, non sono arrivato neanche a 12 chilometri. Allora, signor Pova, so che tecnica utilizzare questa volta. Bisogna andare piano piano, perché ricordati che chi va piano va sano e va lontano. Let's go, sono partito. Ok, sono partito molto meglio. Vai, Conti. Vai, Conti, l'ho visto. Non è che sei partito molto bene. Via, levati, Conti. Oddio, sto percorrendo la velocità della luce, signore. No. No, Pova, mi si è ribaltata la macchina, però aspetta. 40 metri, 60 chilometri, 80 chilometri. Vai, vai, vai. Porco, come hai fatto a volare così tanto? Fammi capire. Guarda, guarda. Vabbè, io arrivo forse a 300 km se proprio va bene. Ma io forse di più. Forse di più. Mi sa che ti batto, Boa. Mi sa che ti batto. Sì, 312 km, ragazzi. Mannaggia. Mi sa che arrivo a 500. Arrivo a 500 metri. Let's go. Ragazzi, Conti è andato vicino al record. Ma il record, indovina un po' di cos'è, Conti. Non lo so, dimmelo. Di ben 1000 metri. Adesso prendiamo la moto. Io rigorosamente rosa, raga, perché mi piace la rosa. Oh, io rosa, beh, la prendo pure io. La prendo pure io. Allora, vai, Pova, dovevo... stiamo vicini, stiamo vicini. Ok, 3, 2, 1. Ok. Vai, 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 con calma, con calma. Oddio, adesso sto impennando. Tutto motore. Vai. Oddio, sto impennando. Perché sto impennando? Non lo so. Non è andata tanto bene, Ok, Conti, Conti, faccio tipo... guarda quanto ne sto facendo di punti. 300, 400.000, 500.000, 700.000. Sei buonanotte, raga. Diciamo che io ho fatto 48. Vabbè, buono, no? È buonissimo. Sì, buonissimo, Conti. Però non siamo ancora arrivati ai 1000... i 1000 cacchio di chilometri, ragazzi. Ma in sé ho fatto 2 milioni di punteggio, che è tipo assurdo. Ok, signor Conti, io provo il quad annientatore. Ma sto quad annientatore qua... ma che quad annientatore è? Ok, stavo dicendo, riproviamo, signori, col quad... no, ragazzi, no, ma... ma che cosa sta succedendo? Allora, Pova, te lo dico che sto per battere il record mondiale, perché ho preso un mezzo di trasporto troppo veloce. Lo vuoi sapere qual è? Vai, fammi sentire. Il carrello della spesa. Il carrello... ma Conti, ma il carrello della spesa fa schifo. Il carrello della spesa, ragazzi. Il buon record è anche questo. Perché chi è che fa la rampa col carrello? Nessuno. Solo il signor Contins. Ma in tutto questo, ragazzi, ho fatto 7 milioni 800 miliardi di triliardi di punti, raga. E in tutto questo mi sono rotto il cacchio. Conti, perché... Conti, dove sei? Te lo giuro, sto col carrello, sto volando fortissimo. Mi sa che arrivo tipo a 300 metri, 400 metri col carrellino. Non ci credo. Allora, sai cosa ti dico, ragazzi? Ultimo momento per provare uno di questi veicoli qui. Mamma mia, certo è che questo camion qua fa veramente schifo, il bus della battaglia. Arrivo, Conti! Ho fatto 324 chilometri con la cosa della spesa, bellissimo. Beh, come hai fatto a fare con un... vabbè, non lo voglio sapere, ragazzi. Sta di fatto che questo bus qui fa schifo. Quindi, ragazzi, prossimo Guinness World Record di questi mi sono altamente rotto. Beccati gli ultimi, sgamati, presi. Foto in 4K gli ho fatto addirittura. Foto in 4K, beccati, ragazzi. Eccoli qua, ecco, farò magari non cadere. E signori, sono dietro l'albero. Sono dei Giorgi timidini, timidini. Dei Giorgi timidini. Faccio andare fuori safe. Ma cosa stai facendo esattamente, Ferro, con quest'arma qua? Non sai che non si usa così? Traccato. U86. Let's go, baby. Manca solo l'ultimo. Ragazzi, non ve lo dico di andare a piccone, ma se ci provate, se riuscite, per poi naturalmente vincere, siete dei grandi. White, white, white. Una picconata, Ferro. Una picconata. No. Una picconata, Andre. No, Ferro, uccidilo, fammi fare la prima vittoria. No, let's go, win con il pompa e Guinness World Record di tutte le armi mitiche del team fatto. Questo Guinness World Record invece è incentrato su Only Up 3, ragazzi. Al momento della registrazione del video, in questo momento, nessuno l'ha mai completato. E vi dico solo, ragazzi, il primo che riesce a completarlo e avete solo 5 minuti per farlo, vince! Io non l'ho mai provata sta mappa. Ma esatto, neanche io. Infatti non so dove cazzo devo andare. Neanche io, raga, devo essere sincero. Cioè, io ho solo visto che c'era questa nuova mappa. Però so che in qualche modo ci sono anche dei trick, ragazzi. Se riuscite anche a scovare i trick, siete veramente dei grandi. Ma dai, non mi dire che ci sono dei trick su Only Up. Mai. Ma porco modo! Raga, sono caduto letteralmente perché mi sono buggato. No, Pua che si bugga, raga, mai successo. Sono fenomenale comunque, ragazzi. Io sto già a 175 metri, ve lo dico. No, mi sono buggato anch'io, mannaggia la puttana. Ho proprio visto Ferro cadere, ragazzi. Come un piccolo piccione, ragazzi. Allora, se ne scappa il signor Ferro. Ma
basta. Refe, tu dov'è che sei? Sì, ero caduto per un'altra volta. Refe, tu dov'è che sei? Io giusto Bruder sto a 238 meters. Ok, io però raga, mi hanno detto dei miei amici che ci sono dei trick. Un trick in particolare me l'hanno fatto vedere, quindi io sono già a vantaggio. Ma vaffanbego raga, non era questo il trick però, non era questo il trick. Vabbè, mi sa che allora sto vantaggio qua non c'è, Powa, te lo dico onestamente. Se dite semplicemente non credete abbastanza in me, questa cosa non mi piace. È che non crediamo in te, Powa, è che i fatti dimostrano che tu non sei sotto, capito? Vabbè, comunque, in tutto questo. No raga, però c'è... Cioè sta mappa qua è veramente un po' infame sotto certi punti di vista. Posso Reve, ti sto arrivando, ti dico solamente questo. Raga, io sono full concentrato, posso dire cose della quale non me ne rendo conto totalmente. Letteralmente io ogni volta che sono concentrato, tranquillo. Avviso, io tra un po' inizio a monosillabi. No ragazzi, non vogliamo fare a monosillabi perché poi ci confondiamo tutti. Ah ok, di qua si va, porco due, non stavo a capire. Quanti metri sei, Reve? Quasi a 300 raga, ma è impossibile. Forse c'era un trick che ho appena visto che non l'ho, non so perché non l'ho visto. L'ho visto prima ma non l'ho fatto comunque. Le frasi di Pua, non so perché non l'ho visto. Cioè forse in realtà l'ho visto, cioè però non l'ho fatto. Però non l'ho fatto, quindi se non l'ho fatto è caduto ferro. No raga, io sono out. Quanto manca il tempo? Ragazzi, siamo a 3 minuti e 30. Dai, bisogna essere veloci guys, bisogna essere molto veloci. No raga, se non cade Refe in questo momento mi sa che ha vinto lui, ma perché sta andando calmo, lontano. Non va bene questa cosa. L'ho visto, oddio, ero caduto. Ma non so perché raga, ogni tanto mi teletrasporto. Oddio mio, sono caduto 3 volte letteralmente nel giro di 20 secondi. Ok ragazzi, è abbastanza complicata sta mappa, non posso dire il contrario onestamente, però con tanta dedizione come fa il Refe, raga, nulla è impossibile. Oddio, nuovo trick, signori. Eccoci qui, nel nuovo trick, raga. Vediamo se lo riesco a fare. No. Godo, anche perché se l'avesse fatto, raga, mi aveva superato. No, porca boia, raga. Si può andare su quest'isola volante, raga, e dire pauroso e dire poco. Niente, vi dico, ci sono solo gli ultimi 30 secondi. E poi, molto probabilmente, questo Guinness World Record l'avrà fatto Refe, perché... Io ho fatto schifo, quindi. Dov'è l'isola volante? Lo posso battere io forse? Se riesci ad andare sull'isola volante, ferro, in meno di 30 secondi, ti faccio i miei più sinceri complimenti. Io ci sono vicino, dov'è l'isola? No, quando prendi la jump, tipo che voli, ti devi girare e trovi un'isola con delle gomme dietro. Sì, ma purtroppo mi sa che comunque ormai, raga, io sono troppo più avanti, cioè onestamente. E mi sa che il signor... Io mi lancio, ormai è finito il tempo, andatevene a vedere. Anche quel per paese. Me, signori, ho finito anche per me. Allora, questo Guinness World Record, ragazzi, lo vincerete. Si aggiudica lui un bel applauso perché non c'era niente in palio. Incredibile come ogni volta che Powa perde una challenge. Evitiamo. Signori, ci vediamo al prossimo video. Prossimi Guinness World Record. Codice Powa nelle negozio oggetti. Ciao.